Qual è una delle tecniche di biohacking più potente? Biohacking è questa scienza che studia come utilizzare strategie, metodi e abitudini per migliorare la qualità della vita, per migliorare la durata della vita e anche accelerare il metabolismo. Sembra spiritoso, ma vi devo raccontare un aneddoto. Anni fa fecero uno studio in università in cui cercavano quale fosse il migliore integratore per la concentrazione per gli studenti. Fecero diversi gruppi di studenti con diversi tipi di vitamine, sali minerali e cose di tutti i tipi. Verso la fine della ricerca si accorsero che c'era una categoria di integratori che dava più risultati degli altri. Erano quegli integratori che andavano presi con un bicchiere d'acqua. Hanno eliminato gli integratori, li hanno messi a confronto e ancora si è scoperto che una delle migliori tecniche per avere più concentrazione è quella di bere acqua, perché siamo fatti d'acqua. Quindi l'acqua resta fondamentale in ogni terapia, l'acqua resta fondamentale come tecnica di biohacking per migliorare il nostro metabolismo. Quanta acqua dovremmo bere ogni giorno? Secondo gli esperti dovremmo bere 30 ml di acqua per ogni chilogrammo di massa corporea. Ad esempio, se pesate 70 kg è facile 7, 14, 21, 2 litri e 100. Se pesate 50 kg, 5, 10, 15, 1 litro e mezzo. Se pesate 100 kg, 100, 200, 300, 3 litri. Quindi basta moltiplicare il proprio peso per 3 e fare la divisione e ottenete quanta acqua dovete bere. Come dobbiamo berla quest'acqua? L'acqua non va bevuta tutta durante i pasti, infatti è stato dimostrato che un'elevata idratazione al pasto diluisce i suchi gastrici e rende più difficile l'assimilazione di alcuni cibi. Mentre l'idratazione deve essere continua e costante, un bicchiere d'acqua ogni ora nelle ore centrali della giornata e magari interrompere l'idratazione mezz'oretta prima del pasto fino a un'oretta e mezza dopo. È chiaro che al pasto è lecito bere uno o due bicchieri d'acqua per facilitare, insomma, la gestione del cibo, ma non va concentrato in mezzo litro o litro di idratazione durante i pasti. L'acqua è fondamentale ed è fondamentale durante una terapia, un trattamento di disintossicazione, che l'acqua sia naturale, quindi no gas. Vi ricordo che la CO2 è la cacca delle cellule, è uno scarto per il nostro corpo, quindi introdurla non fa bene. E la seconda cosa fondamentale è che durante una terapia di disintossicazione dobbiamo bere acqua a basso residuo. Acqua naturale, temperatura ambiente a basso residuo, resta oggi una delle migliori strategie per combattere qualunque tipo di disturbo o di patologia e per portare la vostra prestazione a un altro livello. Bevete acqua, il vostro corpo implora acqua.